Possesso palla e occasioni non concretizzate. È un buon San Nicolò quello che deve vedersela contro la Fermana nel primo match di cartello della stagione, ma che non riesce a trasformare in rete le opportunità create. Epifani cambia rispetto alla gara di Coppa Italia vinta contro la Vastese ed inserisce Chiacchiarelli chiamando fuori Traini, non ancora in condizione, mandando in campo poi da subito il classe 97 del Pescara, Andrea Testi, in attacco. Caldo e prudenza di inizio campionato spingeranno ad avere un primo tempo per lunghi tratti da sbadigli. L'atmosfera si scalda prima con qualche tiro dalla distanza da una parte e dall'altra e poi il San Nicolò prova l'affondo. È passata da poco la mezz'ora quando Mozzoni si invola sulla sinistra e fa partire un cross che Valentino non riesce a fermare. Chiacchiarelli sul secondo palo manda però alto in scivolata. Poco dopo è ancora San Nicolò. Petronio vede il movimento di Bisegna, anticipato però sul più bello dall'estremo difensore della Fermana. Sul finire del primo tempo è la Fermana a rendersi pericolosa con un calcio di punizione battuto da Molinari, sul quale Recchiuti si allunga allontanando la minaccia. La Fermana parte bene nella ripresa, ma è il San Nicolò ad avere l'occasione più ghiotta quando Napolano illumina dalla sinistra per Chiacchiarelli, che si libera in bello stile dell'avversario, ma il suo sinistro si spegne di un soffio al lato. Epifani prova a cambiare qualcosa inserendo un più rapido Moretti in avanti e richiamando Testi in panchina. Sul campo però si fa fatica a registrare azioni degne di nota. La Fermana si desta poco dopo la mezz'ora quando Molinari, ancora da calcio di punizione, vede Recchiuti toccare il pallone quel tanto che basta per farlo finire sulla traversa. La squadra di Epifani prova a capitalizzare al 36esimo. Massetti va via sulla destra e mette dentro un cross tagliato sul quale Forò si getta per anticipare sul più bello Moretti. I tatticismi ovviamente cadono nel finale. Petrucci ha la palla buona ma spara alto sulla traversa. Moretti poi va via invece a bossa poco dopo, ma di petto Traini non riesce a deviare in rete. Nel finale grandi proteste del San Nicolò per un atterramento in area dello stesso Traini. Il direttore di gara lascia proseguire senza assegnare il calcio di rigore come invece richiesto dai biancazzurri. Finisce così 0-0, un punto all'esordio stagionale per il San Nicolò che domenica prossima sarà a Chieti per il primo derby della stagione. Mister, una gara in cui forse il caldo ha influito molto, due buone occasioni nel primo tempo e nel secondo tempo da Molinari, il San Nicolò si è trovato di fronte a una squadra molto compatta. Beh, io devo fare i complimenti a San Nicolò perché ho visto una squadra organizzata che faceva girare bene la palla, malgrado il caldo sono partiti meglio di noi e noi abbiamo faticato un po' a trovare le misure, le distanze. Sommato una partita a buoni ritmi tenendo conto della temperatura che c'era e delle difficoltà anche del sintetico. Poi nel finale qualcosa si è rischiato, è un buon punto alla fine, soddisfatto? Sì, sì, sì. Beh sì, si è rischiato, abbiamo rischiato su quella palla che Forò è stato bravo ad anticipare e poi abbiamo avuto noi la palla di Petrucci, quella nel finale. No, forse diciamo che sicuramente San Nicolò ha tenuto di più il pallino del gioco, come ho detto prima è partito meglio di noi, noi abbiamo faticato un pochino. Il pareggio è giusto quindi alla fine? Secondo me sì, poi. Il calcio si vede in mille angolazioni, quindi ognuno ha il suo modo di vedere. Io credo che tutto sommato, tolta quella palla lì, il nostro portiere non è che ha fatto dei grossi interventi, come anche loro. È un po' strano avere la prima giornata di campionato magari già un match di cartello tra due formazioni di buon organico. Eh sì, ma questo è il calendario. Chiaramente noi avevamo grande rispetto e stima del San Nicolò perché sappiamo che è una squadra che gioca bene da anni, quindi una squadra che sa fare gioco e oggi lo ha dimostrato. Mister, pallino del gioco, diverse occasioni create, ci sono tutti gli ingredienti per essere un po' rammaricati già alla prima giornata di campionato? Ma no, non sono rammaricato perché credo che se analizzo la partita di domenica scorsa, dopo 7 giorni abbiamo fatto una prestazione del genere, giocando veramente molto bene. E poi è logico il secondo tempo, la condizione è quella che è perché siamo alla prima partita di campionato. E siamo scesi nella velocità di girare la palla, però credo che un allenatore oggi deve essere soddisfatto perché la squadra ha fatto veramente una grande partita. Quelle due occasioni della Fermana sulla traversa di Molinari, hai sudato ancora di più rispetto al clima che già c'era? Ma vabbè, è stata una punizione da lontano, un tiro lontano di Molinari, poi lì abbiamo fatto un'ingenuità nostra perché Mozzoni di testa invece di allungare la palla ha rimesso la palla al limite dell'area. Però credo alla fine abbiamo avuto credo sempre il pallino in mano, abbiamo giocato, e abbiamo fatto le cose che sappiamo fare, e dobbiamo crescere di condizione, dobbiamo crescere gli ultimi 20 metri
Abbiamo giocatori come Napolano, Bisegna, Chiacchiarelli, Traini, Moretti che devono ancora crescere a livello di condizione, e sicuramente quando cresceranno, se portiamo la palla dove la dobbiamo portare, secondo me facciamo delle grandi cose.